Ogni volta mi ripete che io non sono più giovane rispetto ai giovani, quindi mi ha fatto particolarmente piacere invece stare a sentire queste bellissime discussioni, questa passione nei confronti del cinema di questi ragazzi, e li ho sentiti veramente coinvolti. E quindi vado a leggere quello che è stato poi il loro ultimo giudizio per l'assegnazione del premio. La giuria assegna il premio alla meglio gioventù al film L'uomo che verrà di Giorgio Diritti per aver raccontato in modo inedito una tragica pagina della nostra storia e per aver trasmesso attraverso lo sguardo e la forza della piccola protagonista lo spirito della solidarietà, il valore del coraggio, la speranza per il futuro. Bene, allora a questo punto io chiaramente non possiamo in queste condizioni proiettare l'intero film, ma lascerei un momento spazio alle immagini del trailer di questo film che ha vinto e poi chiamerei qui sul palco il regista. Allora diamo pure spazio al trailer, grazie. Della storia di Andrea Guerra, ti sminfrega la storia di chi l'ha fatto. Ma così non mi avete capito! Sogna Vader, o solo la sera il nostro film? Sogna di Martina. Il film che abbiamo voluto così proporre, poi il film presto ci sarà necessario, anzi adesso ci faremo dare anche i dettagli, perché stiamo per chiamare sul palco il regista di questo film, Giorgio Diritti, dov'è? Eccolo qua, buonasera. Buonasera. Eccomi qua. Grazie a tutti e buonasera. Allora,
Io so che ti sei trattenuto apposta perché eri in partenza questa mattina per questo premio, è un premio importante, è la prima volta che viene consegnato, ma è un premio che ci auguriamo che abbia una lunga tradizione, quindi insomma tu lo ricevi per la prima volta e questo in un certo modo ti qualifica come un apripista di questo premio, no? Ti ringrazio molto, mi fa particolarmente piacere che il premio sia la meglio gioventù, anche nella speranza, vorrei dire, della meglio gioventù, di come comunque il futuro di questa società, di questa Italia, sia legata ad avere dei valori, avere delle cose condivise, ad avere, diciamo, un futuro in cui, spero, anche il messaggio del film possa essere utile, nel sentire che la guerra è una cosa molto lontana dai nostri desideri, dalla nostra quotidianità, ma anzi è una cosa che probabilmente, mi auguro, fra qualche centinaio d'anni sia ricordata come una cosa, un errore, una cosa, diciamo, che nell'evoluzione dell'uomo ha fatto parte, così come il cannibalismo, di cose ormai superate. Ringrazio la giuria, Federico, che l'ha presieduta, perché insomma sentire che rispetto a questo film c'è una tensione e un'emozione che arriva ai giovani e segnale, credo, molto importante. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a Federico Moccia, grazie al Ministro Lomis.